Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. La Commissione europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del FES Sicilia 2021-2027, pari a 615 milioni di euro per investimenti nelle nuove tecnologie digitali e in quelle per l'energia pulita e la sostenibilità. Il governo regionale a fine agosto aveva varato la rimodulazione ed era in attesa dell'ok di Bruxelles. I segretari regionali dei partiti di centrodestra hanno scritto una lettera al sindaco di Palermo Roberto Lagalla in cui chiedono fondamentalmente un rimpasto della giunta comunale. Nella missiva al primo cittadino si sottolinea che la presenza di esponenti di Italia Viva dopo gli attacchi del segretario Farona al presidente Schifani non sia più accettabile. È stato interrogato dal GIP Carmelo Miano, l'hacker siciliano arrestato nei giorni scorsi dalla polizia postale. Il 24enne ha confessato di essere entrato nella posta elettronica di diversi magistrati dopo aver subito una perquisizione in casa che gli avrebbe creato forti stati d'ansia. Un 50enne di origini kosovare è stato allontanato dalla casa familiare dalla polizia per il reato di maltrattamenti nei confronti della compagna. L'uomo l'avrebbe colpita violentemente al viso, provocandole la rottura del setto nasale. Siamo a Catania. Chiudiamo con il meteo. Dopo una breve parentesi di pioggia che colpirà nella notte il palermitano, domani tornerà a splendere il sole in Sicilia. Temperature massime ancora oltre i 25 gradi in quasi tutte le province. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.